Allora, questa iniziativa nasce dall'esigenza degli abitanti di San Basilio di uscire dal proprio quartiere e di andare a lavorare, di portare i bambini a scuola, di accedere a via Tiburtina. E inspiegabilmente questo tetto di strada, praticamente ultimato, vedete, mancavano solo mezzo centimetro qua di dislivello, era chiuso da circa un anno, credo. E quindi la nostra rabbia, insomma, oggi si è concretizzata con questa iniziativa di protesta. Abbiamo aperto lo svincolo, perché dire che qui non è possibile che gli abitanti ci devono mettere tre quarti d'ora per uscire dal proprio quartiere, che alla fine questo risultato qual è? Il risultato degli appalti e dei subappalti, in cui si fanno le gare a ribasso, alla fine a pagarla sono gli operai che vengono sfruttati e gli abitanti che non... Perché che è successo con gli operai di questo cantiere? Gli operai di questo cantiere sono fermi, sono in protesta perché non vengono pagati. Però chiaramente qual è il problema? Che facendo l'appalto del subappalto si vanno a abbassare i costi sia sul materiale sia sulla manodopera, quindi gli operai vengono pagati di meno e probabilmente anche il materiale diventa sempre più scadente. E gli effetti invece sulla circolazione quali erano? E gli effetti erano di aumentare consistentemente il traffico, tant'è che oggi appena insomma siamo venuti qua con lo svincolo aperto, centinaia di macchine sono passate qui con un sorriso a tutti i denti, insomma, no? E chiaramente contenti di questa cosa, per dire finalmente, no? Finimo sti lavori. In realtà il problema è su tutta la Tiburtina, infatti questa iniziativa che è stata costruita e organizzata dal nodo territoriale di Tiburtino e dalla carovana delle periferie, insomma, è da diverso tempo, insomma, che attraverso segnalazioni con manifesti, con striscioni, segnaliamo che in realtà tutta la Tiburtina, tutta questa consolare è in stato di abbandono e i lavori partono praticamente dalla stazione Tiburtina e arrivano fino a dopo Roma, fino a Sette Camini, eccetera. E è tutto un cantiere, è un cantiere di chilometri e oltretutto, oltre alla questione della viabilità, c'è qui la questione di questo pazzesco ecomostro che è l'ex Venicillina Leo, che è stato di abbandono da 40 anni. Da 40 anni. Sono 40 anni che i proprietari di questa fabbrica che hanno ingiustamente, secondo noi illegittimamente, lasciato in abbandono questo palazzo, inquinano il territorio attraverso i rifiuti tossici che hanno lasciato qua sotto. E quello che chiederemo e che chiediamo è che questo posto venga riconvertito in case popolari. Secondo noi, secondo i nostri studi, ce ne potrebbero stare almeno 1000, e quindi no all'abbandono, sì alle case popolari.